Ciao ciao a tutti ragazzi, sono andata da Tiger e guardate quante cose per Halloween ho comprato. E in questo video vi farò vedere tutte le belle cose che ho comprato e decoreremo insieme la mia stanza. Allora, la prima cosa che vi mostrerò è quello che sto indossando. Allora, come prima cosa ci sta questa gonna nera e rossa. Poi ci sta questo set da diavoletto e sono molto simpatici. E adesso andiamo avanti con quello che ci sta dentro la busta. Allora, cosa più importante è il cestino per fare dolcetto scherzetto, anche se in Italia è più raro farlo perché si fa specialmente in America, però vabbè, comunque. Eccolo qui con le zucche. Poi questo tipo, allora, non si capisce bene all'inizio cos'è, però lo devi allargare e quindi diventa tutta una ragnatela finta di tessuto pieno di fili, con anche ragni. E io mi ricordo che quando ero piccola ero terrorizzata da questa cosa perché pensavo fosse vero. Comunque, allora, poi ci sta questa ghirlanda di pipistrelli, dove metti tutti i pipistrelli in fila ed è molto... è molto simpatica come cosa. Poi ci sta questo gattino, è peloso, è fatto di plastica. Ah vabbè, questa è l'etichetta che fa rumore. Comunque è molto bello. Ok, allora poi ci stanno questi scheletri che si illuminano, sono delle lucine, le metti tutti in fila e sono molto simpatici e carini. Cioè, vabbè, carini, no, so, però comunque. Poi ci sta questo, che a me in realtà sembra uno scheletro in pigiama, è fatto di carta, però mi sembra uno scheletro pure con la divisa della prigione, vabbè, non lo so, comunque. Poi ci sono questi marshmallow, non vedo l'ora di mangiarli, questi non sono per decorazione, vabbè, posso anche metterli da una parte, magari, nella mia stanzetta, e sono... zucche, fantasmini, sembrano molto deliziosi. Ok, poi ci sta questo che sarebbe zucchero filato verde, comunque al gusto di mela, che c'entrerebbe con Halloween perché boh, si mangiano le mele al caramello, diciamo, quindi con lo stecchino, non so, cioè, quindi vabbè, molto buono. Poi, allora, ci sta questo, è un ragnetto troppo simpatico, pieno di, cioè, queste gambe molto pelose, e anche lui è peloso, e comunque si mette in testa, ed è molto, 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 molto sfizioso. Allora, questo dovrebbe essere un cerchietto, per tipo sembrerebbe la sposina morta, sì, la sposina morta. Molto bello, con questi fiori... neri e bianchi. Ah, poi ci sta questo ragno gigante molto peloso, simile al gatto, e comunque si fa impressione se lo vedi da lontano, sembra un ragno vero quasi. Comunque è bellissimo e peloso. Poi questi palloncini dove esce la testa di zucca, vabbè, la testa di zucca, la zucca è solo una testa, non è che al corpo, vabbè. Comunque, e poi ci sono questi guanti a forma di scheletro, quindi molto belli, mi piacciono, e si illuminano anche al buio, mi sembra, quindi, vabbè, non lo so, credo di sì, comunque molto belli. Ah, questi sono bellissimi, dovrebbero essere... i guanti... ah, questi vanno bene con quello che sto indossando. I guanti del diavolo, tipo. Aspettatemi un attimo. Eccoli. Sembrano tipo da lupo mannaro, non lo so, qualcos'altro, ma in realtà sono tipo da diavolo, quindi belli. Poi ho preso questo... se si accende... questo scheletro che si dovrebbe... no. Ok, che si dovrebbe accendere. Eccolo qui. E si... e fa le lucine pazze. E ora non si spegne più.
Allora, poi ci sta questo rip con gli scheletri ed è fatto di polistirolo. E poi come ultima cosa ci sta questa mano che già avevo aperto e che devi, vabbè, ma io se non lo faccio sul muro se no mia madre si arrabbia, quindi vabbè, comunque sì, che si deve appiccicare al muro e vabbè si toglie, però meglio se non lo faccio, non si sa mai. E vabbè, questa era l'ultima cosa. Ok, comunque e adesso possiamo iniziare a decorare la mia stanza. Ok ragazzi, abbiamo già messo la ghirlanda di pipistrelli perché è stato molto complicato e mi ha dovuto aiutare anche mia madre. Però comunque, come vedete, ho messo anche le mie ali tipo da diavoletta e vabbè, così il set è completo. Ok ragazzi, allora possiamo iniziare a mettere questo gattino. Magari lo mettiamo qua. Aspettate, forse meglio girare però questo perché si vede. Ok, perfetto, così sembra quasi come se, cioè non si vede la coda e quindi non dà fastidio. Va bene, poi possiamo mettere questo. Lo mettiamo magari vicino al gatto qua. E ci sono anche i fiori, così sembra, diciamo, un vero funerale, cioè un funerale, cimitero. Ok, poi possiamo mettere la ragnatela. Non so dove metterla, si sta tutta, magari sul televisore, così si vedono bene i ragni, perché è nero, la TV è nera, quindi si vede meglio. Ok, questo facciamo così. Va bene, adesso mettiamo gli scheletri. Ecco qua. Ok, questi possono andare qui. Così, è perfetto. Ok ragazzi, adesso possiamo mettere questo ragno qui. Appeso. Ok, poi questa mano molle la possiamo mettere qua, così sembra tipo una mano, non lo so, che arriva da là dietro. Ok, questa invece la possiamo mettere qua. Ho messo pure le caramelle e lo zucchero filato dentro. Ok, adesso dobbiamo appendere questo scheletro di qua. Ok, eccoci qua. Va bene, poi mettiamo questi guanti, li mettiamo qui, così sembra che escano fuori dalla tomba, come se il morto stesse uscendo dalla tomba. Ok. E poi possiamo metterci pure questo scheletrino. Mi aiuto a spegnere direttamente la luce perché è troppo forte. Vabbè, qua. Ok, poi mettiamo questa mano con questi artigli giganti. Possiamo metterla di qua. Così sembra una mano che stia uscendo dall'armadio. E sembra veramente una mano che sta uscendo. Va bene, poi mettiamo questo palloncino magari qua dentro. Aspettate. Ok, perfetto. E magari pure questo qui, anche se vabbè, non ci sta la sposina, ci sta solo, ci sono solo i suoi fiori. Così, ecco qua. Ok, poi possiamo mettere questo ragnetto, in realtà è un ragno gigante, però vabbè, lo possiamo mettere qua così, ecco,
al bordo della TV. E poi questi ultimi due palloncini li possiamo mettere qua giù. E per finire possiamo mettere questa mano qua con questo così, e la mano che prende la forca. Meglio fare così. Ah, che viene magari tipo sotto al televisore, così sembra più, non so, realistico. Ecco a voi ragazzi la stanza finita. Secondo me è venuto molto simpatico. È troppo bello con queste ragnatele, sembrano quasi vere. Rip con le maniche escono fuori. E questo gatto peloso, troppo bello. Pure questo scheletro. E insomma è tutto molto bello e pauroso. Ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di mettere tantissimi like e se volete di iscrivervi a questo canale. E comunque adesso possiamo cominciare con i saluti. Allora, ciao Ginevra, ciao Julie Moon, ciao Lucy the Queen, ciao Juicy, ciao Rosa, ciao Giulia, ciao Alessandra, ciao Francesca, ciao Marika, ciao Simone, ciao Angelica, ciao Matteo, ciao Francesco, ciao Alessia e ciao Angela. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto di nuovo questo video e ricordatevi di iscrivervi a questo canale se volete. E comunque ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!